porta, una va avanti e l'altra lo segue. Bravo, perché quella è un'altra situazione di imbarazzo per il cane, specialmente per quello che sta davanti, cioè essere seguito da un altro cane. Magari quello davanti lo vuole pure raggiungere e quindi quello dietro lo vuole raggiungere e quindi quello davanti si agita ancora di più. Quindi un'altra cosa, un altro esercizio che si può fare quando trattiamo cose di questo genere è questo. Ok, Francesco, comincia a camminare. Quando lei è passata da me qui, passa di qua Francesco. Quando lei mi ha passato, tu parti e ti tieni a una distanza di circa più o meno 5-6 metri. Ok. Ok, vai. E noi la guardiamo. Poi ogni tanto giri, fai il disegno della sorta di rettangolo. Qui posso anche fare qualche piccola prova. Per il momento vedo sia gira Francesco, torna, ecco, va in giù e poi torna in là, più o meno giro dove ha girato lui. Finché vedo Dorothy tranquilla così va bene. Daisy sta guardando Dorothy, ma non è così interessata a raggiungerla. Vai, parti, dille, andiamo, sei te che stai a fare passeggiata e cioè passeggiata, stai a portare a casa. Ok, riavvicinati un po', sì, che sei rimasto indietro. Questo okay. Da dietro, perché dici da dietro potrebbe essere un altro. Da fastidio, un cane è il posteriore del cane è il posto che riesce a controllare meno. Certo. E dove si arriva un'aggressione è un punto delicato e non si può difendere. Certo. Bene, prova a avvicinarti ancora un pochino, sì. Il cane col problema tende a girarsi, giusto? Eh beh, sicuramente no, quando se ne rende conto che rimane così, che sono 2-3 metri tra i cani. Non troppo. Brava. Brava. Bella questa situazione. Pulita. Non mi sembra preoccupata. No. Adesso no, perché sta lontana. Beh, è arrivata fino a 2-3 metri. È stata là. Si è avvicinata. No, ma si raccomando, come gli infila il naso nel sedile? Vabbè, è invasione. È invasione totale. Vero, amore? Però a te non ti piace. Ci piacerebbe tanto anche a noi conoscerci a quel modo. Ma la situazione è molto tranquilla. Ok, bene. Oh, se... quant'è che stava a lavorare? Almeno mezz'ora, io non ho visto l'orologio, ma almeno mezz'ora. Mezz'ora di lavoro fatto così, con cane, va de lusso. Ok, adesso li portate via. Metto in macchina? Bere, riposo, vedete se hanno sete. Questo momento allora tra di loro non c'è problema, questo però è un momento che voi dovete gestire bene. Perché finito l'esercizio può capitare casino, perché finito l'esercizio si distraggono e sti cani che sono stati fino a quel momento al massimo a 4 metri di distanza vanno vicini. Quindi prima mandate via uno e poi mandate via l'altro, belli separati. Metteteli a riposo